sono Marina Maruzzi, un'insegnante di filosofia e storia del liceo Tommaseo che fa parte dell'Istituto di Istruzione Superiore Marco Polo, e quest'anno ho deciso come volontaria di entrare nell'organizzazione, ma soprattutto di coinvolgere alcuni allievi della mia quinta, ma poi anche della terza e di altre quarte del mio liceo. Perché questo? Ma in particolare in quinta, perché tutto l'anno abbiamo deciso di occuparci, certo, della ragione, occupandoci ovviamente di filosofia, ma anche di ciò che non è ragione e che in genere è stato definito, diciamo, nella cultura occidentale per comodità follia. Per cui ho pensato che il Festival dei Matti rappresentasse il fatto di coinvolgere i ragazzi anche a livello organizzativo come volontari, potesse costituire, cosa rara nella scuola italiana, un'occasione non solo per affrontare teoricamente un problema, ma praticamente anche, cioè capire dal di dentro, attraverso la partecipazione a conferenze, ad attività varie, che cosa significano questi due termini, ragione e follia. Per cui abbiamo contribuito, ripeto, all'organizzazione, abbiamo accompagnato gruppi, ma i ragazzi hanno anche partecipato a varie attività. Il risultato è stato molto positivo. Perché per me un risultato positivo alla scuola è quando vedo gli allievi, come ha detto una mia collega Francesca Doria che mi ha affiancato in questo, dice: ho visto i ragazzi illuminarsi. La cosa molto bella è stata anche averli coinvolti in questa attività della poesia in campo, per cui abbiamo per due pomeriggi abbiamo passeggiato nei campi di Venezia regalando poesie ai passanti, ed erano poesie sul corpo, che era il tema appunto del festival di quest'anno. Oggi pomeriggio invece, che è domenica, siamo qui perché abbiamo accolto il gruppo di ragazzi, bambini e ragazzi, che con Luca Santiago Mora hanno costituito da alcuni anni l'Atelier dell'Errore, che significa un gruppo appunto di questi ragazzi disabili con vari problemi, che produce dei bellissimi dipinti o disegni che sono esposti da due giorni alla chiesa di San Stai qui a Venezia. E la cosa molto bella è che i ragazzi sono venuti da Reggio Emilia oggi pomeriggio proprio perché loro sono i professori di questo atelier, cioè illustreranno e risponderanno alle domande dei visitatori che vorranno capire qualcosa al di là dei loro disegni, cioè oltre ciò che si vede. È molto bello perché ancora una volta l'arte è un mezzo espressivo che favorisce l'espressione di chi a volte non ha invece gli strumenti o le occasioni o i mezzi per esprimersi.